Allora, dicevamo, la prima cosa che l'Unione Europea fa è la liberalizzazione dei mercati, cioè dice non è più possibile che i monopolisti debbano funzionare da soli, bisogna favorire la concorrenza. E tra l'altro, ed è l'unico piccolo emendamento che faccio a quello che il professor Garriba ha detto nella sua introduzione, la Edison non è una delle più antiche società elettriche d'Europa, è la più antica società elettrica d'Europa, fondata nel 1881 come comitato e nel 1883 come società, quando al Politecnico di Milano un gruppo di professori particolarmente lungimiranti, compreso il fondatore del Politecnico, chi di voi studierà ingegneria, studierà ancora sul manuale di ingegneria del professor Colombo, che è stato il fondatore della Edison, lui ebbe l'idea di andare all'Esposizione Universale di Parigi e a comprare il brevetto di Edison. Visto che di là abbiamo il team Bocconi, guardo di là, voi sapete che cos'è la borsa, eh? Qualcuno di voi ha mai anche contribuito a comprare e vendere un titolo? No. Cosa vuol dire? Il gin tonic prima l'avevano bevuto belli tranquilli, quindi devo dire il punto è non combinare due cose, cioè il gin tonic e l'acquisto in borsa sono due cose che vanno tenute separate. Io sapevo che ci saremmo arrivati. Secondo me lui ha delle identità online diverse, per cui fa trading di monete, fa cose. Ha messo più volte a rischio l'euro. Allora, la cosa che vi volevo raccontare è che Giuseppe Colombo va a Parigi, poi va a New York, e devo dire che nel 1883 andare a New York non è che dice vado a New York a conoscere Thomas Edison. Va a New York, sta con Thomas Edison, e Thomas Edison aveva appena fondato la sua società. La sua società, sarei veramente colpito che qualcuno di voi sappia come si chiama. Come si chiamava la società di Thomas Edison? Come si chiama la società di Thomas Edison? General Electric. E così come la General Electric, adesso dico una cosa che devo dire è un po' pubblicitaria perché gli storici mi correggerebbero, così come la General Electric, che è l'unico titolo attualmente presente sulla borsa di New York, che era già presente all'inizio delle quotazioni, la Edison, questo è falso perché ormai è un'altra Edison, sono cambiate tante cose, siamo usciti e rientrati, ma la Edison è ancora in borsa e c'era all'inizio della borsa di Milano. Quindi questo signor Edison era piuttosto visionario. Allora, nel 1995-96 la Commissione Europea e l'Unione Europea, perché poi c'è tutta una cosa per cui non vi ammorbo, su cui come decide l'Unione Europea, che è una roba complicatissima, alla fine finiscono per decidere di abbandonare i monopoli e di favorire il fatto che operatori come Edison potessero concorrere sul mercato elettrico. Che cosa significa questo? Significa che Edison, che esisteva dal 1883 ed è stata, oltre che la più antica, la più grande società elettrica europea fino agli anni 40 del Novecento, ha potuto ritornare a vendere direttamente al mercato. Che cosa era successo prima? No? Così apriamo e chiudiamo la parentesi. Nel 1962 in Italia fu decisa la nazionalizzazione, cioè fu detto che nasceva l'Enel, che l'Enel espropriava, sembra un brutto termine, però di fatto vuol dire che per legge io non posso più abitare in questo palazzo. Questo palazzo per legge viene attribuito, che ne so, al Quirinale, e ovviamente vengono stabilite delle compensazioni. Allora nel 1962 la Edison fu espropriata di un'ampia fetta del suo patrimonio elettrico, salvo poche centrali come quelle che vedete quando uscite, c'è una grande fotografia, quella è la nostra prima centrale idroelettrica che sta sull'Adda. Alcune cose le abbiamo potute tenere, in larga misura abbiamo dovuto cederle.
Nel 1996 l'Unione Europea dice no, fermi tutti, la Edison deve poter tornare a fare contratti con i clienti finali, prima le imprese e dal 2007 anche i privati. E, diciamo, è l'Unione Europea che vi regala la pubblicità di Gerry Scotti. Senza l'Unione Europea la Edison non sarebbe oggi il secondo operatore sul mercato finale dell'energia elettrica. Così come tanti altri, voglio dire, in Italia ci sono circa 300 operatori che forniscono energia elettrica o gas al mercato finale. Quindi questa è stata la prima cosa che ha fatto l'Unione Europea. La seconda grande cosa che ha fatto l'Unione Europea è di stabilire in parallelo alla liberalizzazione che però ci sono alcune cose che non si possono liberalizzare. Cioè, il monopolio è quando io entro al mercato e ho un solo fornitore di bollo. Ma in sé l'infrastruttura del mercato, se io abito in un paesino, è quello che si dice un monopolio naturale. Cioè, se io abito in un paesino dove siamo in 15 e abbiamo una piazza e su quella piazza è stato costruito un mercato, non posso pensare di costruirne altri tre, o perché non è proprio possibile o perché sarebbe del tutto antieconomico. Cioè, torniamo all'energia elettrica, se io ho un cavo che porta l'energia elettrica qui dalla centrale più vicina, ho due opzioni. Un'opzione è quella che abbiamo visto nelle telecomunicazioni. Voi conoscete Fastweb, conoscete Sky, lo conoscete di sicuro. Sky e Fastweb si fondano, adesso fanno cose diverse perché Sky funziona sull'entertainment, ma Fastweb, quando fece concorrenza sulla telefonia, disse: io vengo a casa vostra e vi porto un altro cavo. Ma invece, nel caso dell'energia non era possibile immaginare un processo simile, perché nel caso di Fastweb, quello che si vede la mappa. La mappa. Mappa europea di connessione. Ah no, quella ve la mandiamo. Torniamo un secondo sopra. Allora, ci sono alcuni pezzi del sistema energetico che sono, si dice, monopoli naturali. Cioè, se ho un gasdotto tra l'Italia e l'Austria, ne ho uno solo. Se ho un cavo tra l'Italia e la Francia, quello c'ho. Se ho un contatore, quello è. Allora, la seconda cosa che l'Unione Europea ha fatto tra il 1996 e il 2000, e di fatto il 2008-2009, è stato un processo molto lungo, è stato un processo che si chiama unbundling. Bundle vuol dire che ho due cose collegate l'una con l'altra, come erano i gruppi integrati, perché l'Enel aveva le centrali, i cavi, le stazioni di trasformazione, i cavi in città, i contatori e i clienti. Allora, la prima cosa, diciamo che è tutto liberalizzato. La seconda cosa è che diciamo che la parte che è il monopolio naturale, cioè le reti, cioè tutto quello che non è realisticamente possibile o che è antieconomico duplicare, no, è inutile che lo liberalizzi, perché nessuno ne farà un altro. Allora che cosa faccio? Lo separo dalla parte liberalizzata del mercato e lo rendo di fatto quello un sistema regolato e aperto a tutti. Perché questo? Perché se noi abbiamo il nostro mercato nella nostra piazza e abbiamo desiderio di chiamare molti fornitori di polli e molti clienti di polli, a quel punto diventa chiave come è fatto il mercato. Perché se io ho il vecchio monopolista del pollo che ha il suo banco centrale, che è l'unico che si può vedere e gli altri possono solo mettersi al piano di sotto, è ovvio che il mio cliente continuerà a non percepire la liberalizzazione.
Viceversa, se io ho tanti fornitori, ma ho uno schema che permette a pochi clienti di arrivare, cioè di connettersi alle mie forniture, è ovvio che avrò pochi fornitori interessati ad arrivare. Allora, detto in un modo un poco sexy, ma la terzietà delle reti è un sistema di provvedimenti che l'Unione Europea ha progressivamente adottato per assicurarsi, primo, che la liberalizzazione funzionasse e che tutti quelli che, come lui quando fa trading online, investivano sulle società energetiche, potessero trovare mercato per i loro investimenti e per assicurare ai clienti di trovare un adeguato livello di infrastrutturazione. Cioè la liberalizzazione e la terzietà delle reti sono due componenti essenziali per combinare la sicurezza degli approvvigionamenti e la competitività. In più c'è stato il 20-20-20, cioè c'è stato una serie di provvedimenti fatti per migliorare la qualità della nostra fornitura energetica dal punto di vista della sostenibilità. Oggi arriviamo al 2014, sì, se andiamo alla lista, ecco qua. Oggi arriviamo al 2015, il 25 febbraio del 2015, un signore che avete visto comparire prima, che si chiama Jean-Claude Juncker. Chi è Jean-Claude Juncker? Qui mi sa che vi tocca proprio una cosa noiosissima, ma vi pregherei di prendere due appunti perché poi ci servirà in futuro. Jean-Claude Juncker è un signore che ha molti demeriti e molti meriti. Il suo primo, scegliete voi, è di essere presidente della Commissione europea. Prima di essere presidente della Commissione europea è stato primo ministro lussemburghese. Fu lui a dire una cosa che io ho sempre trovato molto ben detta: i politici europei non sono male come si pensa. Sanno tutti quello che bisogna fare. L'unica cosa che nessun politico europeo sa fare è essere rieletto dopo aver fatto le cose giuste. E lui è uno di quelli che da tanto tempo pensa all'Europa come al luogo che deve un po' riordinare, il caos dei diversi sistemi nazionali. Ed è stato lui, quando l'anno scorso è stato nominato, forse ricorderete che c'è stata grande bagarre anche perché stava arrivando la presidenza italiana dell'Unione Europea. Allora, quando sotto presidenza italiana dell'Unione Europea Jean-Claude Juncker è diventato presidente della Commissione, lui ha dato alcune priorità di intervento. L'energia era la priorità numero due. Ha detto: io, se diventerò presidente della Commissione Europea, chi di voi ha votato alle elezioni europee? Nessuno. Avreste votato se aveste avuto la possibilità, sareste andati a votare? Quanti sì, quanti no? Voi siete per il sì. Chi non sarebbe andato a votare? No, la partecipazione è il 100%. Allora, già durante la campagna elettorale, e voi spero da europeista convinto, avrete solo elezioni europee in cui si parla di temi europei. E avrete solo elezioni europee in cui vedrete alla televisione non solo il politico nazionale che conoscete, ma anche il politico europeo che state per votare come candidato alla presidenza della Commissione. Jean-Claude Juncker era il candidato alla presidenza della Commissione del Partito Popolare Europeo, che è la più grande famiglia politica europea, la seconda essendo la famiglia dei socialisti democratici. In Italia il Partito Democratico, che aveva come candidato Martin Schulz, che oggi è il presidente del Parlamento europeo, e lui disse: la costruzione di un'Europa dell'energia è la mia seconda priorità. Non seconda perché conta meno, seconda perché la prima era di tenere insieme l'euro e completare la governance dell'Eurozona. Insomma, questo penso che possiamo essere d'accordo. Qualche mese dopo, Jean-Claude Juncker, il 25 febbraio, presenta il suo punto di vista e dice, no, non è che proprio ha detto così, quindi non mettetelo tra virgolette a lui, quello che ho capito io di quello che ha detto è come segue. Cioè, l'Unione Europea ha fatto talmente tanto
nel corso di questi anni, che noi abbiamo una pigna di cose che sono state già decise a Bruxelles, ma che ancora a Tallinn, piuttosto che a Bucarest, piuttosto che a Roma, sono a spizzichi e bocconi. Abbiamo deciso la liberalizzazione, ma per esempio nei paesi baltici non c'erano neanche i contatori installati nelle case, quindi se non riesco a misurare la fornitura energetica come faccio a fargliela pagare? Eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo deciso di fare le rinnovabili, ma per un paese come l'Italia che ne ha fatte tante, ci sono altri paesi che ne hanno fatte pochissime. Calcolate che le rinnovabili, diciamo, più note sono il sole e il vento. La potenza eolica più grande che c'è in Europa è nel Regno Unito. Il Regno Unito è uno dei paesi che hanno installato meno pale eoliche in Europa. Allora c'è tutto questo meccanismo di complessità. La prima cosa che lui ha detto è che bisogna mettere ordine. Quindi bisogna costruire un approccio organico. E questo approccio organico come lo costruisco? Lo costruisco su 5 linee che devono essere la sintesi di tutto quello che ho fatto fin qui. Quindi vedete, stiamo arrivando alla fine, non vi preoccupate. Poi c'è anche il gin tonic. No, non c'è il gin perché ci hanno detto che non è. Mi spiace. Ragazzi, non ho ritenuto una domanda. Ma no, ma poi ne abbiamo. Io ho 2 minuti e poi abbiamo 15 minuti di domande. Queste linee prioritarie dovrebbero essere la sintesi di tutto quello che abbiamo fatto in 60 anni. La prima cosa che abbiamo fatto è la sicurezza energetica. Cioè, in tutta Europa, quando accendo la lampadina, l'elettricità deve arrivare. La seconda cosa che dobbiamo ancora fare è solidarietà e fiducia. Perché lui dice questo? Perché se noi stiamo seduti a Roma, piuttosto che a Bruxelles, piuttosto che a Madrid, a noi sembra che l'energia sia un dato di fatto scontato. Ma se siamo seduti a Sofia, dove nel caso di un conflitto tra la Russia e l'Ucraina il gas smetterebbe di arrivare, in Italia no. L'Italia importa circa il 35% del suo gas dalla Russia attraverso l'Ucraina e ha molte altre fonti. La Bulgaria importa il 100% del suo gas dalla Russia attraverso l'Ucraina. Cioè, se domani Russia e Ucraina bisticciano, a Sofia si sta al freddo. Se domani Russia e Ucraina bisticciano, qui il gas lo paghiamo un po' di più. Sono due prospettive molto diverse. Allora, la seconda parte, che è figlia anche di questo straordinario allargamento che l'Unione Europea ha avuto, per cui non possiamo più ragionare tra Bruxelles e Madrid, ma dobbiamo anche ragionare tra Varsavia e Bucarest, bisogna aggiungerci questo nuovo pezzo di costruire un'Unione Europea sicura nelle sue forniture energetiche e solidale tra Stati membri. Un di cui di questo è che il mercato energetico europeo sia pienamente integrato. Il commissario per l'energia di oggi si chiama Miguel Arias Caniente ed è spagnolo. Il suo predecessore, Günther Oettinger, tedesco, usava dire, lui è di Karlsruhe, quando io giro per Karlsruhe trovo vini italiani, spagnoli, portoghesi e trovo persino del vino inglese, che riesce a essere venduto in Germania, in Italia il vino inglese probabilmente non lo berremo. Quello che non riesco a trovare è un fornitore italiano, un fornitore spagnolo, un fornitore inglese di energia elettrica e di gas. Cioè la circolazione degli elettroni e delle molecole di gas in Europa non è ancora al livello che vorremmo. Il livello di interconnessione dei nostri mercati, la vostra capacità di comprare l'energia elettrica da Electricité de France o dai tedeschi, oggi non è completa. Ci sono degli aspetti, ma non sono ancora completi. La terza cosa è che dobbiamo usare la nostra energia meglio. Efficienza energetica vuol dire tutto e niente. Vuol dire la mamma che mi inseguiva per chiudere
per chiudere le luci, e vuol dire un po' più seriamente il fatto che il governo italiano da quasi 4 anni sta regalando, no, adesso anche il problema della telecamera non la posso dire così, però sta dando un incentivo fiscale del 65% per mettere i vetri con tricamera, le caldaie ad alta efficienza, costruire un sistema energetico complessivamente efficiente e complessivamente intelligente è la terza grande priorità. E che cosa vuol dire questo? Tra l'altro vuol dire dare tecnologia a voi, cioè vuol dire, chi di voi ha visto una serie televisiva che si chiamava Che Dio ci aiuti? Che Dio ci aiuti? L'avete seguita proprio tutta? Allora vi siete persi probabilmente una serie di scene in cui... Ce l'abbiamo. Scoprirete vedendo una raccolta di scene di Che Dio ci aiuti, scoprirete che l'efficienza energetica è una questione di tempo. Quarto, torniamo alla sostenibilità. Dobbiamo continuare sulla strada della riduzione delle emissioni di CO2, cioè avere meno combustibili bruciati e certamente bruciati meglio. Quinto, per arrivare a questo dobbiamo fare ricerca. Quello che abbiamo oggi, e qui chiudo, non è quello che avevamo ieri. Se domani voi comprerete per casa vostra un pannello solare fotovoltaico, lo pagherete una cifra che è fino a 10 volte inferiore a quello che l'avreste pagato non 2 secoli fa, ma 5-6 anni fa. Oggi siete in condizione con un sistema che per esempio fa Edison tra tanti, si chiama per noi Energy Control, di vedere da questo aggeggio cosa state consumando e dove. 5 anni fa non avreste potuto. Oggi si possono fare, grazie a delle nuove applicazioni italiane, delle energie rinnovabili che non riuscivamo neanche a pensare. Ora, questi 5 assi sono i grandi assi su cui Jean-Claude Juncker ci ha promesso di costruire l'unione dell'energia. La cosa, e qui chiudo, che volevo proporvi quindi è, se i vostri insegnanti sono d'accordo e se Renata è d'accordo, tanto se Renata non è d'accordo ce lo dice, sicuramente, è di sceglierne 3 e magari dividerci in gruppi che ne analizzino un pochino più nel dettaglio. Fate delle domande, ragazzi. Ecco. Basta, io ho finito qua. Quando riusciranno a trasformare completamente materia in energia? Zanzan. Adesso chiediamo aiuto a un fisico, qui ci vuole. Facciamo un giro magari di domande. Allora, se seguiamo il meccanismo di prima, Ilario ha preso una quantità di crediti spaventosa. Qua dentro, adesso non la voglio buttare in caciara, ma provo a dire le 3 cose che mi vengono in mente davanti a questa domanda. Qua dentro, nel punto 5, ci sono moltissimi progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'Unione Europea. Cioè, l'Unione Europea non fa ricerca da sola, se voi arrivate a Bruxelles non è che trovate un laboratorio, ma l'Unione Europea è il principale finanziatore europeo di tutti i progetti di ricerca pura. In quello che dici tu, ci diamo tu così è più semplice, in quello che dici tu c'è tutto un filone di ricerca che sta sulla gestione appunto della materia e dell'applicazione delle energie a tutto quello che riguarda l'universo, nanoapplicazioni, rinnovabili, miglioramento per esempio dei
dei conduttori, superconduttori, eccetera, eccetera, eccetera. Su questo io non ti so dare né un'applicazione né una data, però sono certo di poter dire che l'Unione Europea è tra i poli internazionali che sulla superconduzione sta investendo di più. Ma perché ho detto che se si riesce a trasformare la mela in energia, riescono a produrre un'energia tale. Ah, questo è un altro film. Questo è un altro film, allora. Cioè, che cos'è un'energia rinnovabile? Che cosa posso fare per ridurre l'uso di combustibili fossili? Posso fare due cose. Posso utilizzare delle risorse che sono disponibili in natura, la luce del sole, il vento, la corrente delle onde, i fiumi, i salti dell'acqua, che sono cose che so fare da due secoli. Le prime centrali costruite in Europa non sono a carbone, sono centrali a carbone e poi ci sono centrali idroelettriche, quindi quello che si chiamava per i milanesi era il carbone bianco, perché loro guadagnavano di quella roba lì. Questo tipo di rinnovabili ha un limite, due. Il primo limite è che il sole c'è dove c'è il sole, il vento c'è dove c'è il vento e l'acqua c'è dove c'è l'acqua. E se l'azienda che vuol fare acciaio non è né dove c'è il sole, né dove c'è il vento, né dove c'è l'acqua, come facciamo? Secondo tema, per loro natura le risorse naturali sono naturali, decidono loro quando esserci e quando non esserci. Si dice in termine tecnico che sono intermittenti. Allora la sicurezza è messa a dura prova, perché se io devo accendere, la lampadina e non c'è il sole, posso aspettare 10 minuti, ma se devo accendere uno stabilimento è un po' complicato. Allora la grande frontiera della ricerca è di dare vita a una filiera di rinnovabili programmabili, cioè rinnovabili in cui io prendo gli scarti o delle risorse naturali e posso bruciare quelle. Anche qui le prospettive tecnologiche sono meravigliose. Posso utilizzare prodotti che ho in natura e ormai raggiungo delle efficienze abbastanza elevate, legno, materiali di scarto. Posso utilizzare i rifiuti. Il dibattito sui termovalorizzatori altro non è che legato a questo. Però ho due, anche qui facciamo per semplicità, ho due problemi. Il problema numero uno: se utilizzo risorse che devo produrre per bruciare, c'è un famoso caso mondiale che è l'olio di colza, il settore energetico diventa direttamente concorrenziale con l'agricoltura, cioè avrò i contadini che dovranno decidere se produrre il grano da mettere nei biscotti o l'olio di colza da mettere nelle centrali. E se avrò delle fonti di questo tipo competitive, il rischio, quando l'Unione Europea nel 2008 ha detto voglio fare biocombustibili, bella la parola biocombustibile, come la carne bio, anche il biocombustibile, chi gli ha detto di no sono state tutte le ONG che lavorano nel sud del mondo, perché hanno detto fermi tutti, perché se l'Europa comincia a lanciarsi nella produzione di biocombustibili e biomasse da bruciare appositamente, cioè non prende davvero la mela al supermercato, che sarebbe un po' caro, ma se produce una soluzione naturale da bruciare nella filiera energetica, nessuno coltiva più grano. O comunque i prezzi dell'alimentazione si alzano. Quando il Brasile ha cominciato a produrre etanolo, che è il primo sostituto bio, diciamo, dei combustibili per autotrazione, la filiera agricola ne ha avuto un impatto considerevole. Viceversa, se io utilizzo ciò che trovo in natura, cioè gli scarti, torno a una cosa che vi ho detto prima: l'energia è un settore un po' capital intensive, cioè se Ilario, tu ed io ci mettiamo qui, rompiamo il salvadanaio e decidiamo di investire in una piccola centrale che brucia gli scarti del vicinato, la banca ci dice devi rendermi i soldi per 25 anni. Allora tu mi dici, perfetto, quindi dobbiamo fare un modello di business per cui noi dobbiamo guadagnare dei soldi per 25 anni. E io ti dico, perfetto, andiamo a fare un contratto con il titolare del bosco qua accanto che ci dia
tot tonnellate di scarto per 25 anni. Ed improvviso, paf, mi manca un pezzo della catena. Cioè, se io lo faccio sullo scarto della mia produzione domestica, ho un livello di incertezza che riduce la taglia di investimento che posso fare. Cioè, non avrò la garanzia, non so chiedere all'agricoltura, secondo i tempi e secondo le logiche del sistema energetico, una quantità di scarto programmabile per un periodo di tempo che è quello che mi serve per l'investimento. Quindi devo, e qui arrivo alla soluzione, su cui nel punto 5 si sta lavorando, devo ragionare su quelle che si chiamano biomasse di seconda generazione, cioè su produzioni ad elevata intensità, perché poi calcola che gli scarti sono quelli che trovo, quindi alcuni bruciano e hanno un alto potere calorifico, altri sono delle schifezze, quindi spesso l'efficienza è piuttosto bassa. Allora devo lavorare su prodotti, e se andrete all'Expo a Milano su questo troverete molti spunti, in molti paesi del mondo, devo lavorare su prodotti che siano ad elevata intensità energetica e a bassa competitività con l'agricoltura, e a quel punto arriverò anche a fare le mele da bruciare. La domanda è, esiste un... Come ti chiami? Daniele Gennaioli. Daniele. Puoi prendere il microfono che è anche un po' sordo. Già funziona, no? Sì. Esiste un progetto di geopolitica per le energie rinnovabili, nel senso, dato che l'Unione Europea si è proposta questo obiettivo di unione energetica, di formare questa unione energetica, esiste un programma di riorganizzazione della posizione delle energie rinnovabili? Prima abbiamo detto che in Inghilterra c'è stata la più grande potenza eolica di tutta Europa, però ci sono meno pale eoliche possibili rispetto a quelle che ci sono in Italia. Questo perché tira più vento lì, semplicemente, credo. E quindi esiste un progetto di posizione, di posizionamento corretto delle varie energie rinnovabili? Sì, è una domanda molto giusta. Cioè, per prima cosa rispondo con una frase per farti vedere che il tema delle energie rinnovabili è veramente uno dei fattori dirimenti. Il fondatore dell'OPEC era lo sceicco Yamani, signore saudita, che interrogato dall'Economist sul picco del petrolio, dice: ah, il petrolio un giorno finirà. E lui diede questa risposta, che io sempre, a me è sempre piaciuta molto, quindi se non vi piace non ditemelo. Lui disse: guardi signora, era una giornalista che lo intervistava, l'età della pietra non è mica finita perché sono finite le pietre. Cioè, l'età del petrolio non finirà perché è finito il petrolio. L'età del petrolio finirà perché d'improvviso la tecnologia ci permetterà di farne a meno, o di utilizzarlo meglio, o di utilizzare altre cose. Allora, le energie rinnovabili sono esattamente il terreno di confronto e di scambio dentro l'Europa e fuori dall'Europa. Uno dei primi investitori internazionali in energie rinnovabili sono i paesi del Golfo, cioè sono proprio quei paesi che producono petrolio perché vogliono utilizzare una parte degli utili per posizionarsi su un nuovo mercato. Le energie rinnovabili sono esattamente la piattaforma su cui tutti si stanno allineando, perché sono la prima priorità. Cioè, prima stabilisco quante energie rinnovabili posso fare e come massimizzarle. Poi vedo qual è l'altra parte, parentesi, ancora molto cospicua, chiusa parentesi, che devo fare con le energie tradizionali. Dentro l'Europa si stanno facendo fondamentalmente due cose. Cosa numero uno, dentro l'Unione per l'Energia c'è la revisione della direttiva, sì, forse. Eccolo qua. Dentro l'Unione per l'Energia c'è la revisione di tutto il sistema di obiettivi 20-20-20 al 2020 per arrivare al 2030. E che cosa c'è per arrivare al 2030? Primo, una cosa che non sembra risponderti, ma che in realtà è una prima risposta. Al 2030 l'Unione Europea si impegna a ridurre le emissioni di CO2 del 40%. Cioè, eravamo al 20% nel 2020, arriviamo al 40% nel 2030.
Attenzione che questa cosa è ciclopica, è un obiettivo gigantesco. Meno 20% al 2020 era calcolato rispetto al 1990, cioè in 30 anni l'Unione Europea avrà abbattuto del 20% le sue emissioni, riducendo gli usi di quando ancora non sapevamo il cambiamento climatico, certo che lo sapevamo, insomma il cambiamento climatico non era nelle nostre corde. E soprattutto nell'Europa dell'Est c'erano impianti vecchi, obsoleti, che sono i primi e i più facili da cambiare. Io cambio uno di quelli, ho abbattuto le emissioni di tantissimo. Oggi, nei 10 anni che staranno tra il 2020 e il 2030, dovrò raddoppiare lo sforzo in un terzo del tempo su un sistema economico che nel frattempo è già diventato più efficiente. Quindi, questo arriva alla tua risposta, perché da qua nasce un obiettivo europeo, non più nazionale, europeo sulle energie rinnovabili, per cui si dice che l'Europa avrà almeno il 27% dell'energia prodotta da fonte rinnovabile. Energia vuol dire tutto, vuol dire trasporto, vuol dire ciclo del caldo e del freddo, vuol dire generazione elettrica. Nella generazione elettrica questo significa superare stabilmente il 35% in molti paesi d'Europa. In Italia significa arrivare quasi al 40%. Perché, e qui chiudo la risposta alla tua domanda che è molto pertinente per quello che riguarda dentro la dimensione intraeuropea, perché l'obiettivo non è più nazionale ma è europeo? Proprio perché devo impedire di rifare lo stesso errore per cui l'Italia ha fatto un programma molto generoso e ha fatto un sacco di rinnovabili che magari sono poco efficienti. L'Estonia, che aveva un ottimo potenziale, non aveva i soldi, non l'ha fatto e non ha messo invece le energie rinnovabili che servono anche all'Italia come componente dell'Unione Europea. Quindi la prima risposta dentro l'Europa è sì, c'è un piano europeo per ricostruire tra qui e il 2016 la legislazione sulle energie rinnovabili e metterla in linea con uno sguardo continentale, non più nazionale. Oggi abbiamo 28 schemi diversi su 28 paesi, ma per costruire appunto una cosa per cui un investitore italiano possa decidere di andare a investire in Scozia con un programma italiano e un programma scozzese possa venire in Italia. La cosa più interessante, tu hai parlato di geopolitica, la cosa più interessante è quello che succede tra l'Unione Europea e fuori dall'Unione Europea. E qui, di qui alla fine dell'anno, vi inviterei a seguire sui giornali e su internet quello che succede attorno a un grande appuntamento che è la conferenza delle parti, si chiama COP21, l'acronimo è COP21, che vuol dire Conference of the Parties numero 21, cioè la 21ª volta che tutti i capi di Stato e di Governo dei paesi aderenti al protocollo di Kyoto, cioè alla Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, si vedono e questa volta però devono fare un accordo per tutta una serie di cose con cui non vi annoio. Questo è l'anno cruciale: o escono a dicembre a Parigi con un nuovo protocollo d'intesa internazionale sulla riduzione delle emissioni, sulle tecnologie per arrivare a un'energia a basso tenore di carbonio, su dove fare l'investimento in tecnologia, oppure la situazione salta. In questo l'Unione Europea non può più fare da sola, deve governare l'accordo con tre attori. Un primo attore si chiama Stati Uniti d'America e il Presidente Obama, anche visto il fatto che ormai non può più essere rieletto, quindi ha una certa libertà di movimento, ha adottato la lotta al cambiamento climatico e la conclusione di un accordo internazionale come il suo primo obiettivo, che ha anche lì una filiera sulle energie rinnovabili molto importante. Quindi le cooperazioni con gli Stati Uniti sulle energie rinnovabili stanno molto aumentando. By the way, uno dei primi operatori nel settore delle rinnovabili negli Stati Uniti è l'Enel, con una società che si chiama Enel Green Power. Quindi vedi che c'è sempre più attività internazionale su questo. Il secondo grande attore è la Cina. Pochi sanno che la Cina è uno dei principali investitori internazionali in tecnologie rinnovabili.
e tra l'altro è anche il principale produttore al mondo di pannelli solari, quindi ha un interesse geopolitico straordinario nel fatto che gli altri paesi si imbarchino in programmi di incentivo al solare. Quindi fuori dall'Unione Europea esistono tutte queste piattaforme: Unione Europea, Paesi del Golfo, Unione Europea, Cina, Unione Europea, Stati Uniti d'America, che dovrebbero portarci a una serie di programmi di promozione della ricerca delle energie rinnovabili e poi a un accordo alla Conferenza delle Parti di Parigi. Danilo, quali sono le misure concrete che vuole proporre la Commissione per migliorare l'efficienza? Efficienza energetica. Allora, dunque, fin qui l'efficienza energetica. Ah, scusate, qui devo fare una nota a piedi pagina, che è quella noiosissima che prima mi ero dimenticato di fare, però secondo me vi serve. Chi di voi sa che cos'è la Commissione Europea? Abbiamo visto. Chi è la Commissione Europea? Cioè, che differenza c'è tra l'Unione Europea e la Commissione Europea? Va bene, allora vi tocca proprio tutta la cosa. Allora, in Italia abbiamo il governo e il Parlamento, giusto? E il Parlamento è fatto di due camere. In Italia il Parlamento e il governo propongono una legge e le due camere, quando vogliono, la approvano. Prima la approva una, poi la approva l'altra. E finché non si mettono d'accordo su un testo, prima va alla Camera, poi va al Senato, poi torna alla Camera. L'Unione Europea è un sistema non dissimile da questo, cioè c'è un governo e un Parlamento. Però l'Unione Europea non è un paese, sono 28. Quindi oltre a esserci un governo, che si chiama Commissione Europea, la Commissione Europea si dice è l'esecutivo, si chiamava l'esecutivo comunitario. Esecutivo vuol dire che ha il potere esecutivo, cioè che esercisce l'attività di governo. Esiste un Parlamento europeo, che è quello che votiamo con le elezioni europee, che riceve le proposte della Commissione Europea e le valuta e le emenda. E poi esiste un altro signore che si chiama Consiglio dell'Unione Europea, che è diverso da due fratelli. Uno si chiama Consiglio Europeo e uno si chiama Consiglio d'Europa. Quindi è un po' complicato, però segnatevelo che questa è tipicamente la domanda che fa cadere tutti. La differenza tra il Consiglio dell'Unione Europea, il Consiglio Europeo e il Consiglio d'Europa è la cosa su cui scivolano tutti prima o poi. Ai nostri fini quello che serve ricordarci è che la Commissione Europea è il governo, il Parlamento Europeo fa il Parlamento, il Consiglio dell'Unione Europea fa la seconda Camera. Che cosa fa la seconda Camera? Chi è la seconda Camera? È un tavolo di 28 persone. I 28 ministri dei 28 paesi competenti per materia, cioè, adesso poi torno all'efficienza energetica, quando la Commissione propone una direttiva, la propone al Parlamento e al Consiglio dell'Unione Europea, che si chiamano co-legislatori, perché questi due signori cominciano a rimpallarsela. Tipicamente il Parlamento ha un potere crescente, ma se il Consiglio proprio non vuole fare qualche cosa, cioè gli Stati membri sono un potere molto forte. Quando la politica dice l'ha deciso Bruxelles, di solito mente, perché a Bruxelles chi decide è la politica nazionale. Quindi se sentite un ministro che dice questo ce l'ha imposto Bruxelles, la prima domanda da fargli era: lei dove stava quando il Consiglio dell'Unione Europea ha valutato la misura che oggi lei sta biasimando? Perché abitualmente il governo, diciamo, spesso sulle misure su cui i governi si lamentano, quei governi c'erano e hanno votato a favore, quindi questa è una cosa da controllare.
per gli eurofili spassionati vi dirò che il Consiglio europeo è la riunione dei capi di Stato e di Governo che dà l'agenda alla Commissione, cioè non i ministri. In Italia ci va il Presidente del Consiglio, si vedono e dicono alla Commissione europea: tu, governo europeo, di che temi ti devi occupare? Devi occuparti dell'unione energetica. Allora la Commissione europea comincia a lavorare sulle proposte legislative che poi dà al Parlamento e al Consiglio dell'Unione europea, che sono i ministri di quei governi. Cioè Matteo Renzi è andato due settimane fa a Bruxelles a un Consiglio europeo sull'unione energetica, in cui il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione europea di fare le cinque cose che avete visto. Ora la Commissione europea, tra qui e il 2016, presenterà dei testi legislativi, delle proposte di legge al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea, in cui il ministro Guidi, il ministro dello sviluppo economico, andrà a votare pro o contro insieme con gli altri. Per chi proprio non morisse dalla curiosità, il Consiglio d'Europa è una cosa che non c'entra niente con l'Unione Europea e che si occupa di diritti umani. Cioè proprio un'altra base, sono altri paesi, in questo momento è presieduto dall'Azerbaigian. Allora, per tornare al tema dell'efficienza energetica, la Commissione Europea oggi che cosa ha fatto? Ha presentato una serie di direttive che ha fatto evolvere nel tempo, che erano fondamentalmente basate sul settore energetico, cioè sul dire alla Edison, a Enel, all'Acea: voi che distributore avete a casa? Acea. Allora l'Unione Europea ha costruito un sistema normativo, poi recepito dall'Italia, in cui si dice l'Acea, eccetera, eccetera, deve promuovere presso i suoi consumatori l'efficienza con delle lampadine ad alta efficienza, cambiando il contatore, mettendo i contatori elettronici, eccetera, eccetera, eccetera. Questo ha prodotto alcuni risultati. La parte più grossa dei risultati l'ha prodotta invece un'altra filiera, fuori dal settore energetico dell'offerta, ma sul settore energetico della domanda. Cioè, se avessero dato al proprietario di questo palazzo qualche idea per fare una cosa che qui non si può fare, perché sennò la sovrintendenza ci manda i carri armati, ma cioè per cambiare questi infissi, il nostro uso termico dell'energia sarebbe calato molto di più che con qualunque altro strumento. E quindi in tanti paesi europei, sull'onda di quello che è stato già deciso a Bruxelles, ci sono programmi di questo tipo. Oggi però la Commissione europea, la prima cosa che ci dice è che questo non è ancora abbastanza. In Italia, per esempio, c'è un fondo per l'efficienza energetica degli edifici della pubblica amministrazione, non so come sia la vostra scuola, ma in teoria le scuole sarebbero la prima priorità per l'efficientamento energetico degli edifici. C'erano 200 milioni di euro, che pochi a piacere, ma in questo periodo sono una manna, offerti alle pubbliche amministrazioni per richiedere contributi per fare questo tipo di interventi. Era talmente complicata la norma, se lui non mi riprendesse direi che era malfatta, e questa la tagliamo sicuramente, era talmente complicata la norma che di questi 200 milioni, che già erano pochi, alla fine ne sono stati chiesti meno di 10. Allora la prima cosa che dice la Commissione europea è: cari stati membri, qui sull'edilizia bisogna fare molto di più. E devo dire, l'Italia, che è un paese molto virtuoso in termini di consumi sull'industria, abbiamo un'industria molto efficiente, perché da noi l'energia costa cara e quindi hanno imparato ad usarne poca, ma col fatto che siamo o paese do sole o paese do mare, dell'efficienza energetica sugli edifici ci disinteressiamo più degli altri. Quindi l'Italia qui deve fare più e meglio. Secondo, cosa vuol dire intervenire sul settore manifatturiero? Quando andate da Media World, ormai trovate su tutti i prodotti le classificazioni. Le classificazioni sono un sistema che si chiama, insomma,
lasciamo perdere come si chiama, sono un sistema che arriva alla fine della catena, cioè io produco il mio frigorifero e al limite ne ricevo il disincentivo a venderlo perché ci scrivo che è di classe C invece che di classe A. E il consumatore deve sapere valutare la differenza tra classe A e classe C. Però se faccio, chi di voi ha mai comprato un televisore basandosi sulla sua performance energetica? No, non so, forse qualcuno c'è, ma io non ho mai sentito di nessuno che lo avesse fatto. Per la verità, anche il frigorifero, se lo faccio laccato rosso o laccato verde, ho più probabilità che ci sia qualcuno che vuole a tutti i costi il frigorifero laccato rosso che non qualcuno che dica io una classe B non lo compro neanche se me lo tirano dietro. Allora, il punto è il design dei prodotti. La seconda cosa è come faccio a costruire degli incentivi perché l'industria promuova un uso razionale delle risorse nei prodotti che fa. E quindi devo fare interventi sul sistema industriale, non devo fare interventi solo sul consumatore, ma devo fare interventi sul sistema industriale. La terza cosa che devo fare è correggere una cosa che è controintuitiva. Chi è che ha bisogno disperatamente di risparmiare energia? Chi ha pochi danari per pagarla? Di fatto la famiglia italiana consuma in media, diciamo, 3.000 kWh all'anno, paga in media tra i 500 e i 600 euro all'anno di bolletta elettrica. Se risparmio il 5%, il 10%, sto risparmiando 60 euro. Ci sono famiglie per cui quei 60 euro sono più importanti e famiglie per cui quei 60 euro sono meno importanti. La cosa paradossale è che chi è che avrà più facilità a comprare i sistemi per risparmiare quei 60 euro? Se io oggi vi metto sul mercato un prodotto che si chiama Energy Control e che costa 49 euro per consentirvi di misurare i vostri consumi da qua e vi prometto che se siete bravi imparerete a risparmiare diciamo il 5% dei vostri consumi, vi sto aiutando a risparmiare 30 euro all'anno. Investimento fantastico, in due anni l'ho ripreso, non c'è un investimento che ha, si dice, un break even così rapido. Dopodiché chi è che avrà la propensione a passare dal negozio a fare questo ragionamento e a dire guarda, t'ho portato a casa una nuova roba che costava 50 euro? Uno che non prende un gran sberlone, dice buttato via 50 euro con questa roba. Allora dobbiamo costruire un meccanismo di tutela dei consumatori che permetta proprio a quei consumatori che sono vulnerabili, cioè che hanno più problemi economici, ad approfittare della riduzione dei consumi di cui hanno più bisogno. Questo meccanismo è facile a pensarsi, perché siamo tutti d'accordo che vada fatto, è complicatissimo da eseguire. Una delle cose per cui è complicatissimo da eseguire, e qui chiudo spiegandovi anche perché ho messo la nota a piedi pagina, è quello che diceva il professor Garriba all'inizio sul pompa di benzina. Cioè, voi leggete fluttuazioni incredibili del prezzo del petrolio e arrivate e l'unica fluttuazione che avete trovato alla pompa è che quello che costava 1,06 euro oggi costa 1,06 euro. O magari 1,599 euro, cioè non una fluttuazione incredibile. Perché? Perché il prezzo dell'energia che pagate voi, che paghiamo noi, fatti 100 euro, gli euro che i nostri clienti danno alla Edison, nelle tasche della Edison ne entrano tra i 45 e i 50. Tutti gli altri sono oneri e tasse che la Edison incassa da voi e dà a qualcun altro. Alcune le dà allo Stato, altre le dà ai comuni, un'altra parte le dà a una cosa che si chiama gestore del sistema elettrico, con cui non vi annoio, che paga gli incentivi per le rinnovabili e per l'efficienza energetica. Allora, una delle cose chiave su cui l'Unione Europea dovrà ragionare insieme con gli Stati membri è che l'Unione Europea da sola non ha il potere di fare tutto, non ha il potere di dire all'Italia tu da domani l'efficienza energetica la fai così, perché può dare degli indirizzi, ma poi sulle politiche fiscali, per esempio, l'Italia è sovrana e se l'Italia non deciderà di assecondare quelle politiche fiscali
quello che la Commissione decide sull'efficienza energetica, ci ritroveremo tra 5 anni con un sistema in Italia, un sistema in Bulgaria e un sistema in Francia. E questo è esattamente la cosa su cui la Commissione sta chiedendo agli Stati membri di mettersi attorno al tavolo e di costruire un modello europeo integrato. Ma così adesso un pochino di gender balance ci voleva, devo dire. Valentina, volevo chiedere per quanti decenni potranno essere utilizzati ancora i carboni e combustibili fossili prima che le riserve finiscano e cosa intende fare l'Unione Europea quando accadrà. Perfetto. La frase di Yamani me la sono già spesa. Cioè, negli ultimi 10 anni, con l'incremento del prezzo del petrolio, abbiamo scoperto non che il petrolio non è una risorsa finita, il petrolio è una risorsa finita, il gas è una risorsa finita, il carbone è una risorsa finita, ma abbiamo scoperto che la capacità dell'uomo e delle sue tecnologie di estrarre petrolio e gas cresceva. Cioè, la quantità di petrolio di cui disponiamo non è un numero assoluto e fisso nel tempo, è funzione di quanto siamo disponibili a spendere per tirarlo fuori. Cioè, se ci diamo il tu, se tu leggi domani che nel mondo ci sono 100 barili di petrolio, questo non significa che in assoluto nel mondo ci sono 100 barili di petrolio, significa che ad oggi è realisticamente pensabile sfruttare riserve per 100 barili, data la tecnologia e data le fluttuazioni di prezzo esistenti. Negli ultimi 10 anni, negli Stati Uniti, c'è stato un fenomeno che io uso come esempio, primo perché nel nostro settore, voglio dire, ci sono altre cose rientrano di più probabilmente nel vostro concetto di andare di moda, però nel nostro settore quello che sto per dirvi fa molto di moda e quindi ne parlo. E secondo perché è un bel esempio per raccontarti il mio punto di vista. Poi il tema del petrolio che va e che viene, cioè di quando, e si esaurisce o non si esaurisce, è un tema su cui sono state guerre, elezioni, cioè si formano partiti politici, quindi il mio è un punto di vista tra mille. Però negli Stati Uniti che cosa succede? Succede che un tipo di tecnologie particolari, si dice non convenzionali, nel senso che non erano utilizzate abitualmente, non era possibile chiamare un'azienda e dire portami qui una macchina che fa quella roba lì. Un numero di tecnologie non convenzionali importanti ha avuto delle evoluzioni tecnologiche forti e quindi i prezzi si sono abbassati. E questo ha consentito agli Stati Uniti di cominciare a fare una cosa molto nota, cioè a utilizzare le riserve di olio, di petrolio e di gas contenute nella roccia. Una roba che sembra un po' strana, no? Dice, pensa che bordello deve essere. Si chiama shale gas, la tecnica si chiama soprattutto, poi in realtà è un po' però si chiama fracking. Ci sono dei video su internet, c'è un film che è stato prodotto 2 anni fa, è una cosa che ha suscitato grandi controversie, ma lo sviluppo del fracking ha permesso agli Stati Uniti, nello spazio di 10 anni, da essere uno dei primi importatori di olio e gas al mondo a essere potenzialmente un esportatore, cioè la quantità di olio che improvvisamente si è liberata da queste rocce grazie al fatto che il costo della tecnologia si era abbassato abbastanza da farcela utilizzare, è stata immensa al punto da permettere agli Stati Uniti di riportare negli Stati Uniti tutta l'industria chimica che utilizza molto gas e di ridare molto slancio anche a tutte le industrie che utilizzano molto petrolio.
Il che, ripeto, non significa che l'olio non avrà mai fine, ma significa che la quantità di olio di cui disponiamo e la quantità di gas di cui oggi disponiamo non sono il problema. Cioè, oggi nel 2015 l'Unione Europea non scrive «Oddio, domani finisce il petrolio», scrive «Devo fare attenzione a utilizzare responsabilmente il petrolio e il gas per arrivare a due obiettivi. Primo, permettere alle altre fonti di entrare, cioè devo stare attento a non dare spazio solo ai combustibili fossili, devo permettere la trasformazione energetica. Secondo, devo stare attento a governare i costi, cioè non mettermi nella condizione di avere un'esposizione tale al petrolio e al gas per cui se domani dovessi aver bisogno di tutte quelle produzioni che costano tanto di più, questo poi avesse un contraccolpo importante sulla mia economia. Cioè se dipendessi davvero dal petrolio e dal gas per tutto quanto, se domani anziché avere l'Arabia Saudita che produce per un dollaro, no, adesso non prendete il numero, per uno, lo shale gas che mi costa, cioè il gas e l'olio non convenzionale che rispetto a quell'uno mi costano tre, e produzioni in Canada che mi costano 5, anziché avere un paniere di offerte, se domani dovessi dipendere da uno solo, rientrerei nella logica di espormi a un rischio troppo forte dal punto di vista dei costi.